Buonasera, buonasera a voi. Allora, oggi pomeriggio, come ho avuto modo di raccontarvi nel video, c'è stata questa manifestazione a Milano alla quale ho voluto partecipare perché ritengo, insomma, sia giusto esserci perché ci sono tante persone che stanno facendo degli sforzi, in questo caso gli organizzatori, gente che in ogni caso partecipa. Diciamo che ultimamente vedo un po' sempre le solite facce e questo se da un lato è positivo perché ormai c'è un po' uno zoccolo duro che ha deciso di partecipare a qualsiasi tipo di iniziativa, dall'altra parte vedo sempre numeri abbastanza esigui. Diciamo che oggi neanche tanto perché insomma per la piazza che avevano prenotato, che è Piazza 25 Aprile a Milano, per chi non è di Milano sa che è una piazza piuttosto piccola e quindi in ogni caso non ci sarebbero state molte altre persone in più. C'era qualche centinaia, forse 300-400, adesso è difficile sbilanciarsi. Sta di fatto che, come ho già detto nel video, probabilmente anche negli interventi bisogna cercare di essere magari anche più prepositivi, no? Ce la siamo raccontata ormai in questi mesi, la gente sa esattamente come stanno le cose, non ha bisogno che ogni volta rifacciamo il racconto. Probabilmente quello che deve cambiare sono le idee, le proposte. Dobbiamo diventare più fantasiosi per poter far fronte a questo tipo di situazione. Ma veniamo al presidente della Camera Fico. Sapete che è stato incaricato da parte del presidente della Repubblica Mattarella di sondare un attimino il terreno se ci sono i numeri. Ora, oggi in particolare Fico ha incontrato i partiti della maggioranza, Partito Democratico, LeU, Movimento 5 Stelle, che hanno semplicemente ribadito una cosa. Per noi esiste Conte, soltanto Conte si va avanti con Conte. In verità, in particolare, Crimi ha fatto un'aggiunta che è più che altro un messaggio a Matteo Renzi, che poi lo ha seguito negli incontri con Fico, dove in pratica Crimi ha chiaramente detto che il MES non se ne parla, del MES non se ne deve parlare, una cosa esclusa perché altrimenti insomma si va incontro probabilmente sì, a una vera crisi. Questo è il punto, diciamo, focale per quanto riguarda l'intervento del Movimento 5 Stelle. Sappiamo che all'interno del Movimento 5 Stelle c'è un grande problema, si chiama De Battisti. Vedremo se la sua minaccia di uscire dal partito nel caso in cui fosse riammesso Renzi e Renzi facesse di nuovo parte della maggioranza, quali saranno le mosse di De Battisti e dei suoi alleati. Poi è stata la volta di Matteo Renzi. Ora davvero non so se la cosa mi fa sorridere o ancora una volta siamo in una situazione tragicomica proprio, no? Matteo Renzi, sapendo perfettamente quelle che erano state le posizioni di Crimi, in particolare sul MES, non nomina mai il MES nel suo intervento, ma però nell'esordio dell'intervento dice che bisogna soprattutto lavorare su due cose, la sanità e la scuola. Bisogna mettere risorse alla sanità. Cioè, capite, si fa fatica adesso a capire che risorse lui intendesse, perché a quel punto sarebbe abbastanza folle non attingerle dal MES, perché per me è debito è il MES e debito è il Recovery Fund. Non è che i 2/3 di quella cifra dei famosi 209 miliardi non siano soggetti a dei vincoli molto stretti per il nostro paese, quindi non vedo differenza e quindi sarebbe assurdo dal loro punto di vista, chiaramente, tengo a sottolinearlo, dire no al MES e mettere una cifra che sembra essere intorno ai 20 miliardi nel Recovery Fund. Sarebbe una follia, evidentemente. Io sono un po' più per l'idea di Matteo Salvini che prendiamoci intanto i soldi a fondo perso e soprattutto cerchiamo di mettere in sicurezza i lavoratori che da mesi non ricevono cassa integrazione, non ricevono i ristori. Poi sul resto vedremo. Quindi, come vedete, ancora una volta un Matteo Renzi molto molto ambiguo, no? Che non nomina il MES, però tira fuori come punto principale per il nuovo governo, il Conte-ter, la sanità.
non nomina mai il discorso del Premier, non ne fa accenno nella maniera più assoluta, mentre gli altri due interlocutori, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ribadiscono praticamente come primo punto che l'unica possibilità è un Conte Ter, cioè quindi Conte ancora una volta a capo del governo. Quindi tutt'altro che risolta la battaglia, perché da un lato c'è il problema del Movimento 5 Stelle con all'interno quella che potrebbe essere una spaccatura e dall'altra parte un alleato che al momento non ha fatto né il nome dell'eventuale possibile futuro presidente, non ha neanche proposto un'alternativa e in secondo piano ha ribadito che ci sono dei punti sui quali c'è una divisione e sul quale bisogna discutere. E quindi è ben lontana dall'essere risolta la situazione e non so neanche se entro martedì, termine che ha dato Mattarella a Fico, questo termine sarà sufficiente per poter risolvere la matassa. Staremo a vedere, io chiaramente vi terrò aggiornato, cercherò di seguire gli sviluppi della faccenda e su questo poi sicuramente domani ci aggiorniamo. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.